Thank you.
anche soffermarmi sul gol annullato. Io volevo fare innanzitutto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi, soprattutto nel primo tempo. Hanno fatto una prestazione diciamo di grande spessore. C'è stato il gol annullato, non si è capito realmente il motivo. Ha fischiato un fuorigioco, abbiamo chiesto spiegazioni, ma di fatto non ci sono state date. Ma sorvolando sull'episodio, abbiamo creato una seconda occasione, sempre su palla inattiva, che abbiamo sferrato il secondo gol. Poi chiaramente quando nel calcio non fai gol c'è stato il calo fisico nel secondo tempo e indubbiamente poi loro sono emersi alla lunga e ci hanno punito, e il campo poi ha dato ragione a loro. Insomma, al di là del gol annullato, che ci può stare l'errore arbitrale, ma non... E vediamo di commentarlo, ecco. Io credo che la nostra squadra è una squadra che sta subendo un ricambio generazionale, e quindi in questo momento c'è qualche giovane, qualche nuovo innesto. Manca sicuramente sotto porta maggiore precisione, forse un attaccante in grado di dare maggiore profondità, perché abbiamo avuto soprattutto nel secondo tempo tanto movimento, però i due attaccanti venivano troppo incontro alla palla e nessuno attaccava lo spazio, e quindi forse questo ci ha penalizzato, diciamo, nella fase conclusiva dell'azione. È scontato dire che l'obiettivo sarebbe quello di fare 6 punti, anche se chiaramente a questo punto le possibilità non sono altissime, però c'è da dire che forse nel girone abbiamo affrontato Bari, che almeno sulla carta dovrebbe essere la squadra più forte. Ce la giochiamo con le altre due, il nostro obiettivo è sicuramente di fare 6 punti e passare alle fasi finali. Anche perché, concludo dicendo, che queste fasi finali ci mancano dal 2013 a Brescia, quindi sono ormai 10 anni che non riusciamo a passare, diciamo, le fasi a girone, quindi speriamo di farcela quest'anno. Il primo tempo siamo partiti bene, poi abbiamo avuto delle situazioni negative, i ragazzi sono deconcentrati un po', hanno perso un po' di palle semplici e loro su 2 calci piazzati hanno avuto le 2 e uniche occasioni principali per fare gol. Poi alla fine, comunque, il secondo tempo siamo riusciti di nuovo a rientrare in gara in modo deciso e abbiamo portato la gara dalla nostra parte. Diciamo che i 3 punti sono di buon auspicio. Ogni partita è a sé, domani abbiamo un'altra gara e dobbiamo continuare sotto questo aspetto, concentrati, determinati, cercando di fare un buon calcio e sperando che i risultati, diciamo, favorevoli, gli episodi favorevoli siano a nostro favore. E per il momento facciamo un passo alla volta, abbiamo vinto la prima gara, cerchiamo di portare a termine dalla nostra parte un'altra gara e poi si pensa di volta in volta. Right?